Buongiorno e ben ritrovati in diretta, lunedì 15 febbraio 2021, la Social TV, il salotto di bocca in libreria, ricostruire senza sosta la speranza, con il patrocinio del Comune di Milano. La Social TV prosegue per tutto il 2021, da domenica a giovedì, 5 rubriche, 5 appuntamenti fissi, ma tantissimi eventi fuori programma, almeno un paio al giorno. E sono qui in compagnia ormai veramente di una veterana che mi affianca dal 14 di settembre. Ormai le visualizzazioni sono oltre le 550.000, i video sono oltre i 550, e do il benvenuto a una carissima amica e collaboratrice che è Vera Agosti. Ciao Vera! Ciao Giorgio, eccoci qui, tutto bene? Ma tutto bene, Vera? Intanto adesso hanno riaperto i musei, le gallerie sono chiuse durante il weekend, ma durante la settimana sono aperte. È stata l'occasione per riprendere alla grande e quindi ci siamo già visti l'Accardi, siamo stati alla fondazione a vedere. Oh, mamma mia, non mi vengono neanche più le parole, alla fondazione all'Hangar Bicocca. Poi siamo andati alle Gallerie d'Italia con Tiepolo, sono stato da Massimo De Carlo, sono stato alla The Part. Insomma, finalmente ragazzi, si può vedere un po' di arte e non poi in astinenza. Riprende. Bene, sono contenta, bello. Assolutamente, dovremmo fare una rubrica da segnalare le esposizioni più carine e più belle da andare a vedere da lunedì a venerdì. Magari ci penseremo qua e là. Allora, che ci porti oggi come ospite all'interno del salotto di Bocca in libreria? Oggi abbiamo con noi l'artista Raffaella Surian. Diamole il benvenuto. Allora, benvenuta, ciao Raffaella. Ciao a tutti. Ciao Intanto, Giorgio. grazie per aver accettato l'invito. Ti lascio in piacevole Assolutamente. conversazione con la padrona di casa dell'incontro, Vera Agosti, e ci vediamo più tardi. Ciao Raffaella, grazie. Ciao, ciao. Grazie Giorgio. Allora, Raffaella, io ti conosco in modo particolare per le tue incisioni, anche con inserti di collage. Vedo che ti trovi nel tuo atelier, nel tuo studio in Brianza, dove sono stata anch'io alcuni anni fa, sono contenta. Ricordo anche che quando ero stata da te, poi avevo cominciato a vedere anche alcuni lavori su carta, pastelli o dipinti, che era anche quella una ricerca molto interessante. Tu sei nata, insomma, nella zona di Padova, però Sì. adesso è già tanti, tanti anni che sei in Brianza. Hai studiato alla Namba e hai avuto dei maestri che sono dei personaggi importanti, molto interessanti, di cui poi parleremo più avanti. Ti sei dedicata all'arte, quindi hai esposto, poi c'è stata una parentesi nella tua vita per cui per motivi personali hai un momento abbandonato per poi riprendere. Infatti nel 2018, per esempio, abbiamo ospitato proprio alla libreria Bocca una tua bellissima personale, Acqua in Bocca. Un titolo molto divertente e simpatico che sottolinea questo elemento dell'acqua che era molto presente nelle tue incisioni. L'acqua quindi come elemento caratterizzante la donna in generale, il femminile, e anche come elemento di rigenerazione. Poi io ricordo queste incisioni dalle forme molto pulite, molto semplici, molto poetiche, con un altro elemento del femminile, la luna, questa luna che nasceva, cresceva e poi moriva ogni giorno. Che sta un po' a significare quello che, se vogliamo, è il ciclo della vita dell'uomo, fatto poi di rinascita e di resurrezione. Dei lavori veramente interessantissimi, quasi al limite dell'astrazione, con delle forme geometriche molto semplici, molto poetiche, e infatti poi ami accompagnare i tuoi lavori anche ai versi di poeti. All'epoca avevamo esposto dei tuoi libri d'artista con delle poesie di Davide Rondone. E poi c'era un altro grande tema, quello del tempo. E quindi mi ricordo, per esempio, i tuoi orologi oppure il calendario perpetuo, che poi il tempo, sempre come grande soggetto, si ricollega a questo del ciclo della vita dell'uomo, delle stagioni, della natura e del contatto. Ascolta, allora. Vorrei chiederti qualcosa dei tuoi maestri, che quindi sono state come figure di riferimento Walter Valentini,
grande amico della libreria Bocca e anche lui bravissimo incisore, e poi Luigi Veronesi. Ci vuoi raccontare qualche cosa del rapporto che hai avuto con loro, magari anche della relazione che hai ancora adesso? Allora, diciamo che i miei primissimissimi maestri sono stati fin dalla mia infanzia, nel senso che io avevo sempre seguito alcuni pittori dei Colli Euganei, dove io sono nata, e fin poi a conoscere delle esperienze particolari, come per esempio con Diego Piazza, questo grande orafo di Padova, o piuttosto che alcuni artisti che adesso hanno formato questo gruppo che si chiama Gruppo Sinestetico di Poesia Visiva, per cui sono sempre stata molto curiosa anche nel cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di espressivo che poi appunto rimettevo nella mia personalità, nel mio modo di fare, no? E poi sicuramente a un certo punto ho conosciuto il filosofo critico Dino Formaggio, che era aveva, aveva avuto la cattedra a Padova di magistero, e lui aveva creato questo piccolo museo appunto lì sui Colli Euganei, per cui portando degli artisti sia milanesi, perché appunto lui era di Milano e poi si è trasferito a Padova, per cui diciamo un entourage nel mio piccolo di esperienze diverse, di personaggi diciamo vivi, particolari, no? Che poi mi hanno portato nel tempo a convincere i miei genitori, non purtroppo di frequentare il liceo artistico, ma il liceo scientifico, però poi sono riuscita a spuntarla e sono riuscita addirittura a venire a Milano e a frequentare questa esperienza particolare che era l'inizio alla NABA. Con questi artisti guidati, messi insieme da Guido Ballo di quel periodo milanese, molto, diciamo che era un po' il periodo della Milano da bere, no? Ed è stata un'esperienza, direi, bellissima, perché eravamo in pochi e quindi andavamo anche negli studi dei nostri maestri, da Valentini, Tadini, Veronesi, andavamo in giro insieme a vedere le mostre, per cui poi ci fermavamo a mangiare insieme, a chiacchierare, per cui è stata veramente un'esperienza molto bella, molto particolare. Gli anni erano degli anni molto vivi, vivaci, per cui tutto molto, molto, molto bello, ecco. E poi mi sono appassionata molto appunto alle tecniche dell'incisione. Poi, essendo in pochi in accademia, avevo anche la possibilità di lavorare delle ore in più nel laboratorio, e quindi mi sono, diciamo, ho approfondito le tecniche, le ho fatte molto mie, no? Appunto spaccando le lastre, accidandole molto. Per esempio, io mi ricordo che Luigi Veronesi, che era appunto uno dei maestri che erano in accademia, non era molto d'accordo su questa questione, mi bacchettava molto. Però invece io, vabbè, sono andata avanti comunque su quella strada, perché appunto lui diceva: "Ah, ma no, ma tu non fai incisione, tu dipingi con l'incisione." E in realtà, mi sembra che sia proprio così, insomma, che alla fine sia diventata un po' una mia caratteristica, che, come dire, da un lato ha trovato, per esempio, nella mia galleria di riferimento un grande riscontro, cioè i miei lavori a Tabanelli, il mercante di stampe, sono sempre piaciuti molto. E invece, per quanto riguarda l'incisione tradizionale, invece non sono mai stata, diciamo, accolta, ecco. Infatti poi io ho provato anche a fare qualche concorso così, ma non, i miei lavori sì, sono stati segnalati, ma mai, perché io comunque introducevo il colore,
E quindi ancora un ambiente un po' chiuso, un po' difficile da. Mentre adesso ho visto che un po' di cose stanno cambiando, insomma, cioè si vedono delle cose un po' diverse dalla tradizione, diciamo, del segno incisorio, ecco. Beh, sicuramente è una ricerca personale e tu di sicuro adori la carta, come questo discorso vale per me e per Giorgio Lodetti, naturalmente, della libreria Bocca. Senti, il tuo fare artistico comunque negli anni poi ha conosciuto un'evoluzione, dico bene, ce ne vuoi parlare? Ma diciamo che è stato forse un percorso un po' il contrario, nel senso che i miei lavori iniziali forse erano appunto ancora molto legati all'esperienza dell'Accademia, quindi specialmente appunto io ho seguito soprattutto Veronesi, quindi dei lavori molto geometrici, di composizione. Di composizione armonica, che devo dire che io dico sempre che mi sono serviti tantissimo. Ecco, adesso Giorgio fa passare proprio i miei primi lavori, appunto molto geometrici, a parte che adesso rivedendoli, cioè li apprezzo molto. Per esempio, anche questo che passa adesso sono dei lavori molto grandi, delle incisioni. Con delle carte molto grandi. Poi avevo fatto una delle mie prime mostre con il professor Biscottini, proprio di questi grandi fogli di incisione. Poi, appunto, come tu hai ricordato, ho avuto questo periodo diciamo, dove ho lasciato un po' per motivi personali, e alla ripresa c'è stato proprio come un salto, no? Come dire, una ripresa proprio di nuova, di una nuova vita, come probabilmente mi è successo anche concretamente, di dover come ricominciare tante cose, no? Appunto, mi ha molto appoggiato in questo nuovo inizio, Rosalba e Tabanelli, appunto. Aiutandomi anche, no? Per esempio, appunto nell'editare questo libro d'arte e una cartella sempre con poesie, nel senso che poi comunque io ho sempre letto molto, fin da ragazzina, per cui la lettura, i romanzi, le poesie. Mi hanno come proprio formato, mi hanno educato anche la mia sensibilità a un percorso anche personale di ricerca, di ricerca non solo di linguaggio artistico, ma anche proprio di esistenziale, non so come dire, no? Per cui anche il discorso del paesaggio che ritorna sempre nelle mie cose, che è un po' il mio motivo, anche in queste cose, diciamo, un po' che fa vedere adesso Giorgio, che è sempre un po' al limite, no? Fra l'astratto e il figurativo, ma hanno sempre questo sottofondo, diciamo, di paesaggio, che però non vuole essere illustrativo, ma è un po' come dire, uno spunto, no? Per questa ricerca di un luogo, di una dimora, che è sempre un po' la mia tematica, no? Ecco. Bene, intanto ringraziamo Giorgio che ci fa da regista mentre noi stiamo facendo la nostra chiacchierata. E io devo ringraziare te perché, come tanti altri artisti, hai accettato di partecipare a questa collettiva online Save Humanity che ho creato, insomma, in questi mesi della pandemia. Giorgio mi ha intervistato su questa mostra online, che poi è un'omonima pagina Facebook dedicata proprio al tema di come gli artisti possono pensare che si possa salvare l'umanità al tempo della pandemia. E tu ci hai regalato un'incisione che io amo moltissimo dal titolo splendido, cioè Tenere insieme i pezzi, che è una maniera a zucchero e collage, che dà proprio, già nel titolo, secondo me, c'è proprio l'idea
un po' di com'è l'esistenza oggi, no? Con questa precarietà, un giorno siamo in un colore, ci sono certe regole, magari la settimana dopo è cambiato tutto, si può fare questo, non si può fare quello, e tenere insieme i pezzi, quindi in qualche modo, cioè andare avanti in ogni modo con quella che è la vita quotidiana, tenere sott'occhio tutto, nonostante la gravità anche, no? Di questo momento storico che stiamo vivendo. Ci vuoi raccontare qualcosa di questa incisione? Allora, è proprio io di solito vado a cicli, nel senso che appunto, poi come magari adesso non si vede dal video, però anche questi cicli con dei titoli abbastanza significativi, no? Tipo appunto tenere insieme i pezzi, trafitta, all'attacco, poi c'è stato tutto questo periodo degli orari, dalle 5 alle 7. Oppure giovedì mattina, nel senso che sono sempre come c'è sempre questo coinvolgimento personale assolutamente in quello che faccio, e poi c'è sempre questa sottolineatura, diciamo così, letteraria di riferimento a qualche cosa che ho letto. Che ho visto, che ho meditato, cioè a me, ripeto, piace molto, mi piacerebbe tra l'altro farlo di più, editare queste cose con incisioni, poesie, testi. Ho fatto anche delle mostre, per esempio ho fatto una mostra col catalogo dove ho inserito dei testi di Marina Corradi che sottolineavano, secondo me, appunto le mie opere, ma non perché, non so, amo molto proprio mettere insieme queste cose. In un'altra mostra, per esempio, ho invitato un amico, musicista. Mi piace proprio mettere insieme queste cose perché siano proprio più significative, più coinvolgenti anche rispetto alle persone che vengono alla mostra o che si accostano ai lavori, no? E, ecco, questo che fa vedere adesso Giorgio è il lavoro che hai messo nella mostra online, tenere insieme i pezzi, che questo non significa. Come dire che allora, cioè in senso negativo, anzi, perché è tutto molto armonico alla fine, no? Tutti questi pezzi strappati, perché infatti sono pezzi di incisione strappati, però poi sono ricollocati con molta armonia, no? E io penso che sia proprio questa un po' la mia tematica di ritrovare come tante cose, magari anche dolorose, faticose, però di riuscire a rimetterle insieme in maniera positiva, propositiva. Grazie Raffaella, un pensiero molto importante e anche molto bello. Senti, e quindi come stai vivendo e come hai vissuto questo periodo di restrizioni, ancora prima il lockdown, che è una domanda che noi chiediamo sempre molto spesso qui al social TV della Libreria Bocca. Insomma, come è andata e come sta andando? Allora, è stato sicuramente molto difficile, io non ho smesso di lavorare, però ho fatto dei lavori molto piccoli, che però mi sono anche divertita a farli. E devo dire però la verità che ho perso davvero lo spunto, cioè io ho fatto molta fatica, insomma, nel senso che più che il fatto di stare a casa, anche perché vabbè, un artista poi magari sta molto nel suo studio, eccetera, almeno io sto molto perché io ci metto molto a fare i miei lavori, poi li inizio, poi li pianto, devo riprenderli, devo un po' lasciarli là. Anche questa volta, devo dire, mi ha aiutato la letteratura, cioè il leggere. Dei libri, avere per esempio, ho ritrovato degli amici, ho ritrovato degli amici musicisti e tutti che ci si diceva: ma non bisogna mollare, non bisogna mollare, no? E quindi ci siamo fatti forza un po' insieme.
E poi appunto adesso mi sono rimessa, per esempio, il lavoro che c'è dietro di me è un lavoro che appunto è questa serie che ho iniziato a fare su questi alberi, che però in realtà non vuole descrivere l'albero, ma qualcos'altro. Infatti tanti in questi lavori che ho fatto di questi alberi con questi rami che si intrecciano. Molti appunto mi hanno detto, ma sembrano quasi dei cuori, delle vene, no? Dei cuori che stanno pulsando, che stanno. E in effetti è proprio così. Allora, grazie Raffaella. Intanto è tornato Giorgio, che lo salutiamo. Ciao Giorgio. Ciao. Allora, Raffaella, sì, mi rendo conto che il momento non è sicuramente dei più facili, soprattutto per persone sensibili, e quindi gli artisti in primis soffrono un po', perché è vero che voi passate ma la maggior parte del vostro tempo in isolamento creativo, ma è anche vero che quelle rare volte che uscite poi vi circondate di centinaia di persone, e quindi questa è una mancanza. C'è da dire che però, come dicevo con Vera in apertura, il fatto che abbiano riaperto almeno durante la settimana i luoghi d'arte e di cultura sicuramente sarà da sprono per avere nuove contaminazioni e quindi nuovi riferimenti, nuove chiacchierate, nuovi punti di vista. Comunque, devo farti veramente i complimenti, te li avevo già fatti quando hai esposto qui da noi in libreria. Tu sicuramente sei una ricercatrice molto all'avanguardia, nel senso che hai anticipato il periodo della grafica colorata e della grafica contaminata. Arriva anche un messaggio che ti voglio leggere, magari insieme lo rispondi, evviva la sperimentazione, coraggiosa, complimenti. Sono opere affascinanti. Quindi, a distanza di tempo, che cosa risponderesti al tuo professore che ti ha detto che inquinavi troppo la grafica? Ma no, ma perché io, cioè, a parte che Luigi è veronese, era veramente il nostro nonno, nel senso che lui era venuto in accademia, ma era già avanti nell'età, no? Ma ci voleva molto bene, è stato veramente un grande. Non so, a me io lo ricordo sempre con un grande affetto perché almeno a me mi ha accompagnato molto, anche se appunto eravamo distanti come tipo di sensibilità di cose. Per esempio, ero più vicina, non so, all'insegnamento di Tadini, no? Che lui diceva: "Ah, ma dovete disegnare tutto, qualsiasi cosa". Infatti, lui aveva questi, lo faceva lui e ce lo faceva fare questi taccuini dove si appuntavano, no? Le varie cose. E quindi, cioè, giusto così, anche perché poi con lui era iniziata tutta una discussione sulla musica. Infatti sentivamo, io gli facevo sentire dei pezzi che poi vabbè a lui non piacevano, però insomma per cui c'era un po' questo rapporto così, ma che sicuramente è stato molto educativo e importante sicuramente. Beh, Infatti, indubbiamente adesso Luigi. spero che appunto dopo questa crisi della grafica, io vedo che adesso anche i lavori su carta sta riprendendo molto questo gusto, perché appunto anche la pittura io comunque la faccio sempre su carta, mantengo questa mia caratteristica, diciamo. Sì, diciamo che l'unico paese che mette in secondo piano, diciamo in una classifica in serie B per farci capire la carta è l'Italia, è l'unico, perché poi nel resto del mondo il supporto è veramente superfluo nell'opera d'arte. Basta pensare alle grosse quotazioni dei grandi artisti internazionali, ma anche la Francia, la Germania, la stessa Inghilterra, non è il supporto a decrettare. Invece qui in Italia sembra che il supporto, non so, dia difetto all'opera, cosa che invece non è. Ma sai, forse c'è stato questo periodo un po' strano degli anni 70-80 dove la grafica, appunto, c'è stato un po' di inquinamento commerciale, diciamo, fra virgolette. E quindi, vabbè, non dilunghiamoci, e quindi è scaduto un po' questa cosa, cioè ci sono state fatte cose un po' non Vabbè, tanto. allora, prendendo spunto dalle opere alle tue spalle, diciamo che la grafica in Italia, soprattutto quella artistica, sia vuoi dal produttore che dal creatore che dal venditore, ha avuto molte ramificazioni. Sì.
E quindi, No, vabbè. c'è il problema del multiplo, no? Un po' questa ignoranza Certo. del fatto che siccome ci sono, poi qualcuno ne ha approfittato e quindi ha, diciamo, Il inquinato un po'. mercato lo conosciamo molto bene. Io, Raffaella, ti ringrazio e ovviamente spero che poi andando anche verso il periodo estivo e quindi tutto migliorerà, le cose possano sicuramente andare in meglio. Cosa hai visto ultimamente? Esci o sei sempre in casa ancora? No, guarda, ultimamente non sono in questi ultimi giorni, perché poi voglio Sì. dire, anche venire a Milano per me era quasi, perché non si poteva uscire dal comune, quindi per cui ho visto tante cose online, tantissime, poi siccome ci sono tantissimi collegamenti con i vari musei critici, eccetera, mi sono vista un sacco di cose online, ecco. E poi anch'io mi sono fatta un po' attiva sui social, un po' di più, per cui così è un'esperienza nuova, percorriamola. Va bene, allora staremo a vedere, saremo in osservazione. Allora ringrazio la padrona di casa, in questo caso la Vera Gozzi, per questo collegamento. Grazie Vera, ovviamente grazie Raffaella per aver accettato l'invito e vi ricordo che l'ultimo appuntamento della giornata di oggi è la rubrica di Fortunato D'Amico, Dynamic Culture alle ore 17. Grazie a voi, allora alla prossima. Ciao Raffaella, grazie. Ciao, Cristo. Ciao. Ciao. Ah, scusa, è arrivato un commento proprio grazie a Raffaella, i tuoi lavori grafici colorati accompagnano le mie giornate dagli anni 80 e continuano a essere vivi, Laura. Questa è una tua amica e va bene. Vedi, No, beh, siamo ma da... Laura era, lei era, se penso sia lei, l'assistente dei biscottini, storia dell'arte, Eh sì, no, quindi. Biscottini è tra l'altro un cliente storico della Libreria Bocca che saluto. E niente, allora di nuovo rinnovo i saluti e vi aspetto alle ore 17 sempre sul canale Facebook Libreria Bocca con Dynamic Culture. Ciao, grazie mille. Ciao, ciao, Ciao. grazie.